Cari amici modellisti, buongiorno. La locomotiva che presentiamo oggi è una Acme 69193. La sigla è E444-444R106 in livrea XMPR delle Ferrovie dello Stato. Come Acme ci ha sempre ben abituati, c'è un bel foglietto contenente tutti i suoni di questa locomotiva, che sono 26. Chiaramente noi non arriveremo a elencarli tutti, però i principali sono questi. Allora, F0, luce frontale e posteriore. Accensione, spegnimento, vedremo dopo. Tasto F1, sonoro. Accensione motore. Spegnimento. Tasto 2, fischio. Tasto 3, tromba d'aria. Luce F4, luce posteriore accesa. F5, vedremo dopo, terzo faro. F6, accelerazione, frenatura, velocità di smistamento. E F7, luce cabina. Ok, poi F8, luce di lavoro, vedremo dopo. F9, ventola. F10, freno d'emergenza. F11, fischio capostazione. Allora. Ok. F12, aggancio-sgancio dei vagoni. F13, freno aerostatico. F14, stridio, ruote in curva, che però deve essere in movimento. F15, annuncio stazione. Allora, diciamo subito che è incomprensibile, quindi dovremmo cercare di ridurre. F16, altro annuncio. Treno rapido 905 per Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini, Napoli Centrale, parte dal binario 11, treno con pagamento di supplemento rapido. I viaggiatori di seconda classe sono ammessi con biglietto di percorrenza superiore. 150 km, sul treno è disponibile servizio ristorante. Ecco, questo è già migliore come annuncio. Vediamo il 17. Treno rapido 933 per Brescia. Sì, perfetto. Anche questo. Padova, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia, parte dal binario 13. Treno con supplemento rapido obbligatorio. Il 18, altro annuncio di stazione. Intercity 518 con Leoni, per Firenze Santa Maria Novella. Anche questo è buono. Parte dal binario 6, e per lo servizio di prima e seconda classe con pagamento di supplemento. Sul treno disponibile servizio ristorante. Ok, dopodiché c'è
l'F19 compressore, l'F20 scarico delle valvole, l'F21 scarico sabbia, l'F22 apertura chiusura della porta, F23 rumore dei binari sugli scambi, F24 spegnimento di tutti i sound, F25 suono stridio freno disattivato, F26 suono freno disattivato. Ok, dal 27 al 31 non sono utilizzati e sono disponibili. Adesso vediamo le luci. Ok, allora dicevamo, con F0 si accendono le luci, belle luci forti in avanti e in indietro non funziona niente. Vabbè. Ah, un momento. Vediamo. Ecco. Bisogna schiacciare il tasto F4. Accensione e spegnimento luci rosse. Dopo, con il tasto F3 suono. F5 accendiamo le luci della cabina e il terzo faro. Ok. E adesso proviamo a vederne il funzionamento. Tromba. F3. Ok, partenza. Ottimo, nel minimo. Invertiamo la marcia. Ci siamo dimenticati di accendere i fanali posteriori, comunque poco male. Ok, partiamo per un giro per il pratico.